Salve, recinzione più complessa del solito. Ho dovuto spostare i mobili di casa e probabilmente l'audio oggi lo sentirete meno bene perché è a più distanza dalle telecamere, quindi magari c'è qualche sentirà un po' rimbombato. C'erano delle alternative con io che mi mettevo a fare un video in cui facevo la presentazione e l'audio a parte, però era troppo professionale, quindi ho deciso di non farlo. Qui vedete le due Torre Eiffel, la prima di tanti anni fa che avevo io comprato usata e questa invece quella moderna appena montata in appena 23 ore consecutive è arrivata sabato alle 14 con qualche problema di spedizione. Mi sono messo a montare una montata 10 ore di live, tutto live, sia qui su YouTube che su Twitch, 10 ore sabato e poi dalle 7.45 la sera per altre credo 11-12 ore, insomma comunque è stata impegnativa. Infatti ieri non ho fatto la recensione, altrimenti sarei sembrato molto più stanco e distrutto di quando ho fatto quella del Millennium Falcon. Come potete vedere da queste immagini, poi ve la faccio vedere con inquadrature un po' più da vicino, non benissimo perché quelle le trovate anche altrove. Esteticamente fa una figura della Madonna, è bellissima, è incredibile, è più grande, guardate che distanza anche le dimensioni. E mettendole vicino, onestamente mentre montavo questa non mi ricordavo tanto la prima. Quando le metti vicino si vede proprio la Lego che è evoluta. Quando si parla di Lego che ha aumentato anche i prezzi, secondo me bisognerebbe anche valutare quanto siano migliorati i progetti e quanto siano diventati più complessi anche da preparare, programmare e fare. Quindi sull'estetica non si discute, c'è un abisso tra le due Torre Eiffel e questa ne esce assolutamente distrutta. È un progetto solido che funziona bene, anche questa i tre pezzi si spostavano molto bene. C'è una recensione comunque sul canale, lo trovate. Si spostava, si muoveva, ma guardate, ha una base piattissima che si regge con un solo pezzo sulla base. È fatta da costruzioni Lego classicissime, insomma anche questa a modo, perché questa è molto noiosa da montare, seppur meno di questa nuova. E che dire, montaggio ovviamente super noioso, questo è indiscutibile, era prevedibile. E ci sta, perché tutta questa roba qua, dei, chiamiamoli tralicci, ma in realtà sono degli incastri, insomma, delle robe che simulano i travi, sono super noiose, sono tutte uguali, tutti i pezzetti uno per uno, ricordiamo sono 10.000 pezzi, però questo era, qui adesso sta per cadere il tavolo, che potrebbe essere un problema, era assolutamente messo in preventivo e ci sta, alla fine quello che importava era il risultato finale, che è buono. Quello che non ci sta, secondo me, è l'idea del progetto che io ho trovato mediamente orribile, a tratti delirante. Allora, partiamo dalla divisione in moduli. Come vedete, questa è la testolina che si va ad appoggiare in questo modo. Ok, si poggia abbastanza bene, però guardate già il movimento che non mi convince. La seconda, il secondo modulo, anche questa è divisa in tre moduli. Non vorrei sbagliare, eccolo, ok, questi due moduli insieme, io ho avuto un problema nel montaggio che mi ha fatto impazzire, ma era un errore mio, questi due moduli tra di loro sono retti semplicemente da questi due pezzi Lego lisci 2x2, due di qua e due da quest'altra parte, e quindi è tutto un po' provvisorio. Questi pannelli si reggono invece tramite due gancetti molto piccoli, uno qua, uno qua. Ma diciamo, tiene, non è un problema e chi se ne frega. Questa invece è la seconda parte, per farvi giusto vedere come si muove e come si sposta. Base, come vedete, super impegnativa, piena di alberi, non spessa come quella del Colosseo, ma comunque importante. Cos'è che proprio non mi convince? Sono la scelta con cui si è arrivati a questo design finale, che tra l'altro è da sistemare. Ma non ci perdo tre ore adesso prima di fare la recensione, perché lo devo spostare e finisce che vado a toccarlo, devo andare a ritoccare, quindi lo farò quando l'avrò posizionata. È proprio in come, aspetta che rimetto tutto in piedi così rivedete anche la risistemazione, che tutto sommato funziona, è buona ed è abbastanza solida, cioè non è un problema di struttura di questo set, che tutto sommato sta in piedi, non è, se lo guardate, super stabile, ma non è neanche una roba che ti cade tra le mani. Il problema è sul design. Per avere questa parte estetica molto belle, loro hanno fatto questi travi, diciamo, non giuntati tra i due pannelli. Guardate qua tutta questa roba qua. Tutte queste pareti sono
non ancorate tra di loro. Quindi, mentre la monti, tu che lo sai, e quando la guardi da vicino, si vedono questi spazietti. Secondo me, una bella struttura invece andava fatta legando tutti i montanti. Questi pannelli sono accroccati. Il fatto che siano accroccati non sarebbe un problema se non tendono anche un po' a spostarsi. Come vedete, si sposta tutto. Cioè, qui queste linee raggiunte con un tubicino in un set di questo tipo, non li voglio vedere nelle Auto Technics, quelle da 400 euro, non lo voglio vedere nel settore FR. Ma tutto il design, tutto il lavoro del settore FR è fatto con queste paretine che, come vedete, non sono fissate, quindi sono, rendono tutto instabile e anche un po' mobile. Poi in quella centrale il difetto si vede assolutamente di più, nella principale si vede, nella terza si vede meno perché è tutto più stretto e giusto, quindi andava fatto magari allungandoli e rendendo tutto un po' più preciso come magari quelle sopra, che comunque si muovono e per me non è una roba tollerabile. Altro difetto secondo me importante di design sono questi pannellini. Aspettate, questi qua, questi hanno, si reggono da sotto, vengono attaccati da sotto a sopra, quindi adesso si tengono, a parte che qualche volta sono caduti, ma quando il Lego comincerà a perdere un po' il suo potere attrattivo, e succede col tempo, io ho 7 dei 15 anni, soprattutto i Star Wars che tendono a perdere quella roba, questa roba cade, questa roba che anche questa, vedete, ecco, vedete quanto poco si regge in quel pezzo, basta muoverlo un po' e viene giù, ma perché è sbagliato come è progettato, non perché è attaccato male o chi altro. Poi cade, lo riattacchi, adesso poi lo metto a sistemarlo con calma, non lo faccio infatti recensione. Ma è una roba che non può essere quello, cioè non può essere l'unico obiettivo, l'estetica, la vedi, fai la foto, ma non da che figata, faccio il video. Perché ok, quello è bellissimo, ci piace avere in questo modo, ma deve essere tutto più robusto, più assolutamente costruito in un altro modo. Per me questa idea di puntare al design per fare la foto da lontano e di non unire questi pannelli è insopportabile. Ma completamente insopportabile, infatti ho rosicato un sacco mentre la montavo, chi mi ha visto capiva il fastidio. Poi si tiene in piedi, la metterò là, starà bene, è bella ciccia, ora mi metto qui, piano piano cercherò di rimettere queste linee esattamente, questi travi come devono essere messi, il meglio possibile, che non è mai perfetto perché comunque un po' di qualità c'è, e raggiungerò il risultato finale. Ma per me è intollerabile questa idea di progetto. Tutto il resto invece è super accettabile. E comunque hanno fatto un risultato ottimo, quando la vedi fa impressione. Io ero super entusiasta di questa, le metti vicino adesso, questa sembra una roba scema di un bambino che ha messo su blocchi, e questa sembra un progetto per adulti. Va bene, vogliamo dire, il manuale, cioè tutto il pacco è diviso in tre scatole con numerazione di buste un po' bassa, l'ultima scatola è molto più grande, soprattutto tutte buste molto piccole, è una cosa che vedo fare molto negli ultimi set, invece che dividere i set in 3 buste numero 4, 2 numero 5, 7 numero 8, le chiamano tutte con un numero diverso, non so per quale esattamente motivo, ma funziona, non è un problema, istruzioni abbastanza chiare. L'errore che ho fatto io, che mi ha fatto perdere un po' di tempo, era un errore dovuto al fatto che mentre facevo live ho spostato la struttura base di questo pezzo e siccome non era un quadrato perfetto ma aveva due lati, questo creava uno spostamento dei gancetti che faceva in modo che non si attaccava nessuno delle quattro pareti, quindi nella foto che ho messo su Instagram avevo dovuto mettere una fascetta provvisoria perché non si teneva. Dicevo, la struttura c'è, manuale, tre con come al solito, un po' di robe su Eiffel in carta normalissima, le buste sono ancora in plastica, la base è bella, non è spessa come quella del Colosseo, che però secondo me era assolutamente esagerata, cioè io trovo che questa sia assolutamente sufficiente, la muovi in tre pezzi quindi si sposta moderatamente bene, è assolutamente un set ingombrante, il più ingombrante della storia Lego credo, perché anche i Falcon non hanno questo impegno e il Titanic pure, che è vero che va in orizzontale, non ti dà questa impressione, però insomma siamo da quelle parti. Non ho molto da dire, perché poi tutta la costruzione è veramente una roba da minatore, tutto uguale, si ripete la stessa costruzione 800 milioni di volte, quindi è un set che non consiglio a tutti, se non perché uno è interessato a metterlo in mostra e farlo vedere agli amici. La costruzione è chiaramente pesante, poi se la monti in 6 mesi, non in 2, in un giorno e mezzo, anzi in un giorno come ho fatto io, è meglio.
però ci sta, volevo arrivare con la recensione il prima possibile. Spero che vi sia stata gradita. Io adesso vorrei fare un paio di video prossimamente in cui mettiamo tutte le speed champion che ho, ci scegliamo la prima con delle sfide su Twitch. La stessa cosa vorrei fare con le macchine creator, altri set in uscita breve non ne ho, però se volete mandare le vostre collezioni potete farle a bitoyuvara@gmail.com e mi raccomando, perché ne abbiamo 3 su 5 al momento per fare un nuovo episodio. Vi faccio vedere, cerco di inquadrarla dalla parte lì che c'è un po' più di luce, un po' nel dettaglio per farvela vedere da vicino. Farò anche questo movimento con la mano e faccio la stessa cosa con l'altra, così uno può fare un paragone. Ci vediamo prossimamente!